Amici di Telemolise e di Viaggio in Molise, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi siamo a Campobasso, precisamente all'interno del Convitto Nazionale Mario Pagano, in occasione della serata conclusiva del Musica Italia Grand Prize, la prima edizione di questo concorso internazionale di esecuzione musicale che si è svolto proprio qui in Molise a Campobasso. Ma per non perdere questo nuovo appuntamento, noi di Viaggio Molise, vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Alfredo Romano, presidente Associazione Leomai, l'associazione appunto ha organizzato la prima edizione del Musica Italia Grand Prize qui in Molise. Siamo alla giornata finale, quindi al concerto dei finalisti. Sì, siamo all'atto finale di una lunga kermesse che ha portato qui nella città di Campobasso tantissimi ragazzi che si sono cimentati in tre diverse categorie. E noi come Associazione Leomai siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto insieme a Simone Sala e Paolo Bartolucci, due direttori artistici, e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, per una seconda edizione. Come ha accolto l'idea di fare il Grand Prize qui in Molise? Allora, l'ho accolta molto volentieri e soprattutto con tanta fiducia, perché la nostra associazione negli anni scorsi a Latina aveva già organizzato per ben 5 edizioni un concorso internazionale di musica da camera. Quindi avevamo, diciamo così, le carte in regola e l'esperienza per poter supportare questa nuova iniziativa. E devo dire che il risultato ci ha dato ragione. Poi vediamo comunque il coinvolgimento dell'associazione in diversi eventi culturali qui in Molise, oltre al Grand Prize, ricordiamo appunto il MAC di Oratino e il Festival della Montagna Campitello. Sì, sono diversi anni che siamo presenti in Molise con diverse manifestazioni e iniziative. Di questo devo veramente dar atto e ringraziare le amministrazioni locali che stanno investendo molto in questa regione, e devo dire che i risultati arrivano ed è importante, secondo me, proseguire su questa linea, perché comunque la cultura fa in modo di poter far arrivare sul territorio, far conoscere una regione come il Molise, che io devo dire non conoscevo prima di iniziare le diverse collaborazioni che abbiamo in piedi. Però è una regione molto bella, che ha tantissime realtà, e soprattutto, ecco, ci tengo veramente a ribadire questa cosa, che le amministrazioni, l'ente regionale sta portando avanti delle politiche molto interessanti che avranno sicuramente delle ricadute e dei risultati sempre più importanti negli anni futuri. Eventi di rilievo importanti, appunto come quello del Grand Prize, che ha portato qui in Molise ben 140 musicisti da tutto il mondo. Esatto, questo permette di far conoscere, è uno spot, queste iniziative permettono di far conoscere il territorio, soprattutto per i ragazzi che arrivano da fuori, arrivano anche dall'estero, e quindi far conoscere una realtà e, ripeto, un bellissimo territorio che merita di essere visitato. Mario Rocco Ferraro, lei si è aggiudicato il primo premio del Musica Italia Grand Prize. Considerato anche il livello dei partecipanti, per lei una grande soddisfazione. Sicuramente una grandissima soddisfazione, innanzitutto essere stato giudicato da una giuria a livello non internazionale bensì mondiale, davvero di altissimo spessore, di essermi confrontato con grandissimi talenti, artisti, 56 artisti dal calibro davvero grandioso, quindi è davvero una grande soddisfazione. Quando si partecipa a un concorso si ha sempre ovviamente la speranza di vincere, ma lei si aspettava di vincere questo premio importante? Allora, devo dire la verità, non mi aspettavo di arrivare
primo proprio perché il livello era davvero alto, quindi la sfida mi rendo conto che è stata davvero ardua, è stato davvero complicato il compito della giuria per decretare tutti i premi, però è stata davvero una grande soddisfazione. Poi lei ha solo 17 anni e suona diversi strumenti. Sì, ho solo 17 anni, diciamo che ho intrapreso questo percorso all'età di 3 anni con il mio maestro Tarcisio Molinaro e sì, studio percussioni proprio nel conservatorio Sanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Ed è stato proprio, diciamo, anche questo a meravigliare, no, la giuria, perché ha suonato diversi strumenti in maniera impeccabile. È stato un repertorio ampio, dalla musica classica alla musica moderna alla musica contemporanea, con l'utilizzo di diversi strumenti quali marimba, vibrafono, il tamburo, il setup, con strumenti come i cengerros, i woodblock, quindi sì, è stato un repertorio molto vasto, diciamo. Oltre alla borsa di studio, che è un grande risultato, gli aspetteranno anche diversi concerti importanti. Certo, questa, diciamo, è la soddisfazione più grande, potrebbe essere l'opportunità, diciamo, di dare il via ad una vera e propria carriera, quindi debuttare con questi concerti in America, in Thailandia e anche in Italia. Sicuramente è la soddisfazione più grande. Simone Sala, pianista, docente al Conservatorio, a lei e al tenore Bartolucci è stata affidata la direzione artistica della manifestazione prima edizione del Musica Italia Grand Prix qui in Molise. Tutto però è nato da una sua idea. In verità di concorsi ne ho fatti tanti da ragazzo, perché è così che i musicisti si accreditano, come gli sportivi. E insomma, adesso che sono più grandicello e un po' dall'altra parte, sentivo proprio il bisogno di fare qualcosa per quelli che hanno scelto la mia strada. E questa cosa era stata condivisa con Esio Bosso, mi aveva dato la sua benedizione e quando ci ha lasciato gli avevo promesso che l'avrei fatto. E l'ho fatto e lui ci ha dato la sua di benedizione, perché 140 concorrenti da tutto il mondo nella prima edizione è veramente incredibile. Come ha anticipato lei, appunto 140 musicisti da tutto il mondo in questa giornata finale, tra l'altro dopo diverse giornate intense, quindi ecco, possiamo fare un bilancio di questa iniziativa bellissima. Bilancio è estremamente positivo, abbiamo dato tutte 12.000 euro le borse di studio, perché alcuni premi potevano essere anche non assegnati se i candidati non erano all'altezza, ma in verità ne abbiamo dati di più di quelli che avevamo messo in palio, addirittura abbiamo dato dei concerti in più, i videoclip, i concerti in America, quelli in Asia, le borse di studio, le targhe, i diplomi, abbiamo cercato veramente di fare la differenza, come sempre io e il mio gruppo cerchiamo per quello che è possibile di fare qualcosa per la musica e anche per il territorio. Io credo che il Musica Italia Grand Prize sia un bel contributo fattivo e spero che negli anni possa continuare a crescere questa piantina della quale abbiamo appunto messo il primo seme quest'anno. Tra l'altro tante personalità di spicco in giuria, in particolare il presidente della giuria, un nome importante, un grande pianista. Carlo Balzaretti l'ho conosciuto quando avevo 10 anni, era stato appena nominato a Campobasso da Milano, perché il conservatorio prevede una gavetta essendo appunto una scuola universitaria, quindi da professore universitario di 24enne era stato nominato a Campobasso. Prima era stata la sua prima nomina e io ero appena entrato, quindi l'ho conosciuto e sono rimasto folgorato dalla sua personalità, dalla sua bravura, dalla sua competenza. Dopo 25 anni lui è il direttore del conservatorio di Gallarate e io insegno al conservatorio Perosi e quindi continuiamo a collaborare, perché la musica è così, è un minimo comune multiplo davvero che ti permette poi di creare delle cose che possono arrivare nei cuori delle persone e al tempo stesso
fare un po' la differenza per i nostri giovani, cercare davvero di fare qualcosa di importante. Per i partecipanti del concorso, diverse le categorie che hanno partecipato, ricordiamo senza limite di età, ma chi sono stati i vincitori? I vincitori sono stati tantissimi, perché poi c'erano primi, secondi, terzi, quarti, quindi insomma, però diciamo, riassumiamo il primo premio della categoria A ad Angelo Giovannitti, che è un alunno del nostro conservatorio, quindi di Campobasso, e comunque ha vinto il primo premio su 35 partecipanti. Poi abbiamo avuto i Trillanti dalla Calabria, che hanno vinto la categoria B, quella per gli strumenti tradizionali, e poi questo incredibile 17enne, il più giovane dei finalisti. Quando ho visto che aveva 17 anni ho pensato, ma come ce la farà contro quelli di 30? Ha vinto lui, da Cosenza, un percussionista, Mario Rocco Ferraro. Sono sicuro che vedremo delle belle in futuro e che questi nomi li continueremo a sentire nel tempo, nel firmamento della musica, ci daranno le soddisfazioni. Dopo la serata finale, già al lavoro per pensare all'anno prossimo. Eh sì, qualche giorno di pausa magari e cominciamo subito a ragionare sull'anno prossimo, perché ci sono ragazzi che già ci chiedono il bando nuovo, il regolamento nuovo, e chi si ferma è perduto, si dice, quindi continueremo a fare del nostro meglio davvero per far crescere la musica, il mondo dei conservatori, il mondo della musica colta e soprattutto il nostro piccolo ma meraviglioso Molise. Termina qui anche questo appuntamento di viaggio in Molise, così come termina la prima edizione del Musica Italia Grand Prize. È possibile vedere la puntata sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi Facebook e YouTube, e sul sito di telemolise.com. Noi di Viaggio in Molise vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.